Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, se non l'avete già fatto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Oggi andremo a parlare su come installare Marlin sulla nostra stampante Anet A8. Questo perché Marlin porta molti miglioramenti alla nostra stampante. E io ho già effettuato due stampe prima di fare questo video e devo dire che ho trovato davvero utile molte funzioni, come quella di cambiare il filo durante la fase di stampa. Adesso banda alle ciance e andiamo avanti con il video. La prima cosa che dobbiamo fare per effettuare l'aggiornamento è andare a installare la scheda Anet dentro il nostro Arduino. Come si fa? Innanzitutto ci dobbiamo procurare questo file che si chiama Anet Board Master. Se non sapete dove prenderlo, ovviamente metterò il file in descrizione. Quindi andiamo su cerca, se avete Windows 10, e andiamo a cercare Arduino. Eccolo qua, tasto destro. Apri percorso, Arduino, proprietà, apri percorso e ci troviamo dentro la nostra cartella dove è installato Arduino. Quindi andiamo in hardware. Qui non dobbiamo fare altro che andare dentro la cartella e copiare questa cartellina. Quindi tasto destro, copia, ci portiamo di nuovo dentro hardware e qui facciamo incolla. Non lo faccio per non sovrascrivere già il mio file. A questo punto, se lanciamo la nostra applicazione Arduino, su strumenti vediamo che è stata installata. Ce la ritroviamo. Adesso, quali sono le impostazioni da utilizzare per programmare con la nostra console, diciamo con il nostro programma Arduino? Allora, dobbiamo richiamare la scheda Arduino. Qui dobbiamo mettere la porta dove è collegata Arduino, in questo caso adesso non ho ancora collegato la mia scheda Anet, quindi qui la porta non si vede, ma in teoria dovrebbe essere la porta numero 3. Poi come programmatore dobbiamo scegliere questo qua, Avispy MKLL. Fatto questo possiamo passare alla configurazione. Allora, chiuso Arduino che al momento non ci serve più, dobbiamo andare a configurare il nostro Marlin. Sia Marlin che i file di configurazione potete andare a scaricare dallo stesso sito di cui metterò il link in descrizione. Come dobbiamo fare? Innanzitutto andiamo a prendere la configurazione. Andiamo sopra all'interno della cartella, sugli esempi, cerchiamo il nostro modello Anet A8. Quindi dobbiamo soltanto selezionare, copiare, poi ritorniamo indietro. Entriamo in Marlin e qui andiamo a fare incolla. Sovrascrivo a posto. Mo' per aprire il file che ci interessa, che è questo qui, configurazione, possiamo usare sia i block notes oppure nel mio caso ho utilizzato i notepad. Ecco qui, fatto questo, andiamo a sostituire alcune righe, alcuni valori. Se usate questo file così come sta, andrà comunque benissimo. Io non ho fatto altro che ottimizzare nel cambiare questi valori in modo da avere una stampa più ottimale. Quindi i valori in questione sono questi qua. Innanzitutto il nome della stampante. Come andiamo velocemente a fare questi cambiamenti? Selezioniamo questa riga, poi andiamo in cerca, trova, incolla. Trova successivo e qua troviamo la riga che dovremmo andare a modificare. Nel caso mio l'ho personalizzato, l'ho chiamato Leo C8, quindi copio e incollo, è cambiato. E la stessa cosa la ripeto anche per le altre righe, quindi copio, incollo, trova, ecco qui e ripeto. Copia, incolla. E questo fate per tutte altre voci. Qui dove c'è scritto abilitare le sonde, come funziona? Adesso vi faccio vedere. Andiamo su questa riga, copia, incolla, troviamo. Se notate, qui ci sono dei simboli dei slash. In questo caso è disabilitato. Eliminandolo, la riga viene abilitata.
Questa riga serve per abilità delle sonde, quindi per la lettura della temperatura. Se non lo fate, non vedrete sul display i valori di lettura per quanto riguarda la temperatura. Poi ho cambiato anche i valori default per il riscaldamento del materiale. Questa era 200, l'ho messa a 190, la stessa cosa qui era 60, l'ho messa a 50. Ho cambiato questi valori per esperienza personale perché uso molto il PLA e so che questi valori sono più che sufficienti per riscaldare il materiale. Per l'ABS ho lasciato così invariato perché sinceramente non ho esperienza su questo materiale e quindi non vado oltre. La stessa cosa anche qui, se io vado a cercare questa riga, copia, incolla, trova, anche qui la troviamo disabilitata. Per abilità la basta soltanto eliminare le slash iniziali. Che cos'è questa riga che adesso ho abilitato? Si evita di salvare le modifiche che si fanno sulla stampa. Se ad esempio su quella stampa ho bisogno di aumentare di più la temperatura, oppure mi accorgo che la temperatura è troppo alta, la voglio abbassare, in quel caso lì, quando andrò a rifare una nuova stampa, il valore rimane memorizzato. In questo caso le modifiche che vado a effettuare sulla stampa rimarranno solo per quella stampa. Per le prossime stampe ovviamente andrò a personalizzarlo personalmente. Se poi volete effettuare delle modifiche permanenti, nel menu troverete la voce salva impostazioni. Poi un'altra cosa che dobbiamo ricordare di modificare è la lingua, quindi nel caso mio l'ho portato in italiano, in default è inglese. Come la stessa cosa che in default il display utilizzato usa i caratteri giapponesi e io sono andato a mettere quelli europei. Fatto questo, possiamo andare a salvare il nostro documento. Ecco fatto, salviamo e chiuderlo. A questo punto possiamo lanciare il nostro file Marlin. Qui, come potete notare, anche qui c'è la scheda con la configurazione, anche qui potete fare la stessa modifica, però ho molta manualità con i Node e Plus, quindi preferisco usare quello lì. A questo punto non ci resta altro che cliccare il pulsante e avviare l'aggiornamento. Allora, questa fase, la fase di caricamento, ci vogliono massimo 20 minuti, anche se io ci ho impiegato 10 minuti, perché comunque il fattore tempo è dovuto al computer, alla porta USB e molte altre cose, quindi portate pazienza. Però un problema che si potrebbe presentare a voi, come presento a me, è il fatto che Windows si può bloccare durante la fase di compilazione. Questo è dovuto forse a molti aggiornamenti effettuati sul sistema operativo, quindi la soluzione sarebbe quella di formattare il computer, ma non ve lo consiglio. Io ho trovato un'altra soluzione: creare una macchina virtuale dove sopra ho installato Windows 7, e con Windows 7 ho trovato la soluzione. Il programma veniva compilato e lanciato la stampante. Invece il problema che si è presentato prima ancora di lanciare è stato quello di far riconoscere la scheda della mia stampante al computer a causa dei driver, perché molti danno per scontate che Windows 10 debba riconoscere per forza questa scheda, cosa che non è così. Bisogna installare i driver adatti. Il link dei driver lo metterò in descrizione, così li potete scaricare e utilizzarli. Un altro problema che si è presentato e chi si presenterà sicuramente anche a voi è quello che quando andrete ad accendere la stampante con il nuovo Marlin vi darà un errore di lettura sull'EEPROM. In pratica non riesce a riconoscere l'EEPROM. Questo è perché l'EEPROM è piena ancora della configurazione del sistema gestionale precedente. Quindi come dovete procedere? Andate nel menu, ormai penso che il menu, essendo in italiano, sia anche intuitivo. Andate sull'opzione avanzate e cercate la voce inizializza EEPROM. Cliccando su inizia EEPROM, l'EEPROM viene svuotata e può essere riconosciuta e utilizzata dal Marlin. Questa operazione dell'inizializzazione dell'EEPROM va fatta ogni volta che effettuerete un nuovo aggiornamento del Marlin. In effetti io ho fatto con la versione 2.0.5.2, sono passata alla versione successiva, praticamente a 2.0.5.3, e mi ha fatto di nuovo lo stesso errore. Quindi ogni volta che andrete a fare queste aggiornamenti vi darà sempre questo errore dell'EEPROM.
A questo punto penso ti avevi illustrato appieno come effettuare questo aggiornamento e questo miglioramento alla stampante, perché vi dico che è stato davvero un miglioramento. Se avete altre problematiche, lasciate nei commenti i vostri problemi che cercheremo di affrontarlo, anche se posso descriverlo dentro i commenti, oppure magari se è troppo complesso, faremo un altro video. Quindi vi lascio a voi un buon proseguimento e vi raccomando, quello che ho detto all'inizio video, lasciate un like e iscrivetevi al canale.